signori, purtroppo in questi giorni è venuto a mancare un regista stracultissimo, giusto Marco? E noi abbiamo preparato un regalo. Esatto, un'intervista inedita a Giuliano Carnimeo. Godiamoci. Anthony Ascot. Io mi sono sempre considerato un realizzatore, un po', scusa la presunzione, come i registi americani sono degli ottimi realizzatori, ma non sempre sono autori. Quello che mi diceva Luciano Martino quando mi affidava i film, dice: perché tu sai girare in una maniera, sai bene, anzi non girare, sai raccontare bene. Il raccontare per immagini è sostanzialmente la mia passione per il cinema. Scavate la vostra fossa, in arrivo Sartana e anche due invincibili killer. Ebbi la fortuna che Pavoni doveva fare un film western che si chiamava Il momento di uccidere, e quello fu il mio primo film, che fu un film western vero, con George Hilton, no? E bellissimo Walter Barnes. Andava al western allora, non è come oggi che il cinema non c'è più quasi. Allora si facevano, i miei western si vendevano in Germania, si vendevano nei paesi orientali, una cosa infernale. Li richiedevano. Thriller fai solo Jennifer? O sì, anche... faccio solo quello, perché mi interessò l'esperienza, capisci? Era un thriller come un altro, non è che fosse un thriller particolarmente... Con la Fennec. Con la Fennec e con Hilton. Chi sei? Lasciami! Quando poi mi è stato proposto il filone della commedia all'italiana, è chiaro che anche lì dovevi lavorare di ironia con Banfi, con personaggi di questo genere, quindi dovevi per forza sviluppare un certo tipo di probabilmente di tendenza, di propensione che avevo per la cosa brillante. Io sono uno scrittore di rottura. De coglione. Tua donna di libro non esiste. E sai chi ti dice? Questa che si chiama Eva. E questa come si chiama? Ratman. Ecco, non dovevo farlo. Perché? E non dovevo farlo perché c'erano troppi accomodamenti. Cioè, non c'era una logica. Su, non aver paura. Ma era una celebrità ridicola, perché voglio dire, sì, era conosciuto, ma cinematograficamente. Tu capisci che è una barzelletta più che una cosa, perché è una di quelle cose che se tu lo vedevi, c'era un nasone, era più comico che terrificante. Non devi avere paura di lui, l'importante è tenersi lontano dal veleno delle sue unghie. Lo so anch'io. Ma a te quale genere piaceva di più? Oddio, western mi è piaciuto perché, ti ripeto, veniva fuori l'ironia. Mi meraviglio, fratelli. E ama il prossimo tuo. Dove lo mettiamo? Mi ricordo quando una volta andai a vederli insieme al pubblico, una volta all'ultima fila, e c'erano i ragazzini che scivolavano dalla poltrona dalle risate. Capito? Cioè, erano questi. Con grande mia soddisfazione, perché vuol dire che avevo centrato il bersaglio. Questo è Sartana. Ma può morire Sartana?